Il nostro viaggio riprende da Siem Reap verso Kampong Chang. Il tragitto ci permette di godere di paesaggi straordinari, come i campi di fiori di loto e l'incantevole natura cambogiana. Il viaggio è molto lungo, non tanto per la distanza, quanto piuttosto per le strade, che in Cambogia sono tutte a due corsie e a doppio senso di marcia. Siamo svegli da stamattina alle 6, siamo partiti alle 7:30 da Siem Reap, stiamo affrontando un viaggio di 7 ore, ora ci siamo fermati per mangiare in una famiglia e c'è questo bambino che mi sta salutando. Ciao! Molte famiglie cambogiane sopravvivono grazie ai viaggiatori che sostano presso le loro case per il pranzo o la cena. Grazie a questo tipo di economia, oggi molti di loro possono mandare i loro figli a scuola. Grazie. Grazie. Bye bye. Gampang Cham Mekong River. Siamo al Wat Dei Dos Temple. Wat Dei Dos Temple. But yeah, it's coming down. Il regista mi ha consigliato questa. Hello! Hello! Oh, mi stava facendo cadere! Siamo in una scuola d'inglese. Qui in questa scuola i bambini studiano solo l'inglese. Questo caldo. Una mucca ci sta spiando da casa sua. Non dovremmo disturbare. Buonasera, signora. Giro sotto 40 gradi è veramente stancante, ma ti riempie di gioia perché tutti i bambini che incontriamo ci salutano con un grande hello e un grande sorriso. Siamo arrivati sul Mekong. Una colombina cagata sulla mano di Sus. Ecco, stiamo assaggiando della frutta tipica. Pomelo. Yeah, pomelo. And that? Colossal soup. Colossal soup. Sto mangiando questo pezzo di pomelo. Piccante. Va pelato, va tolta la buccetta bianca. È un bel pucciato in questo sale piccante.
Spettacolo. E tra una pedalata e l'altra, dopo aver attraversato foreste di banani e aver costeggiato la riva del fiume Mekong, arriviamo sul ponte di bambù più lungo del mondo. È il tramonto e siamo venuti sul Bamboo Bridge. Hello. Hello. Welcome to Cambodia. Thank you. Ogni anno, durante la stagione delle piogge, il ponte viene spazzato via dalla corrente e viene nuovamente ricostruito nella stagione successiva, quando le acque si abbassano nuovamente. La giornata di oggi si è conclusa, un poco distrutti dalla biciclettata. La città è veramente ospitale, i bambini come al solito non ve lo dico. Buonanotte, alla prossima avventura in Cambogia. Se vi è piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche ai nostri video.